Buonasera a tutti, mi sono decisa a fare questo video perché, come sapete o forse non lo sapete neppure, visto che nessuno ha aderito, ma qualche giorno fa abbiamo lanciato la proposta del taglio degli stipendi di tutti i parlamentari. Lo abbiamo fatto in questo momento perché crediamo che sia doveroso, un gesto di solidarietà da parte di chi in questo momento ha maggiori possibilità economiche. Silenzio. Un silenzio totale al quale è seguita un'indifferenza completa. E devo dire che all'inizio sono rimasta stupita, in altri momenti non mi sarei sorpresa, ma con il passare del tempo io sono davvero sgomenta. Cioè, ora che il nostro paese sta affrontando una prova durissima che riguarda l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica, ora che i cittadini stanno facendo dei sacrifici durissimi e che molti soggetti, anche privati, stanno lanciando diverse iniziative solidali, la classe politica è rimasta muta. È un silenzio che diventa addirittura assordante se si considera che poi, quando si tratta di criticare il governo, sparano cifre e misure che non stanno né in cielo e né in terra. Allora, qualche settimana fa ho avuto un attimo di speranza, tipo, oh mio Dio, c'è vita su Marte, perché ho sentito dire che c'era qualcuno che voleva ridursi lo stipendio. Poi di nuovo silenzio. E allora noi non vogliamo che questa cosa si trasformi in una specie di battaglia politica. Del resto il Movimento 5 Stelle, i cittadini lo sanno, già dal 2013 si taglia lo stipendio e abbiamo restituito 110 milioni di euro all'intera collettività e qualche settimana fa ben 3 milioni di euro alla protezione civile. Però io credo che oggi più che mai fare un gesto del genere non dovrebbe essere l'idea di qualcuno, ma un dovere morale di tutti. Quindi mi domando, ma qual è il problema? Che lo dobbiamo mettere nero su bianco, cioè fare una delibera che riguardi i vostri stipendi? Allora andiamo oltre, facciamo così, restituiamo tutti un contributo di solidarietà. Sono risorse che in questo momento possono essere impegnate in cose decisamente più importanti ed essere destinate a coloro che in questo momento ne hanno veramente bisogno. Io lo so che non sono la soluzione di tutti i problemi, ma sicuramente è qualcosa. Sicuramente è anche un segnale che la politica può e deve dare in questo momento così drammatico. E adesso non mi resta che sperare che non si replichi un altro assordante silenzio.